alza la prima fila. Un gradino sì, un gradino no. Esattamente. Ma ci speriamo, se la vuoi tenere. Attenzione, poi balliamo. Allora, buongiorno a tutti, buona domenica prenatalizia e benvenuti all'inaugurazione della mostra dell'Art of Naples a Castel dell'Ovo oggi 21 dicembre 2014. Allora, benvenuti, ovviamente mi presento per chi insomma non mi ha visto in compagnia di Stelvio e Carlo Prodi in altre iniziative. Emilia Senzale, giornalista, una tra l'altro degli artisti che partecipano a questa bellissima mostra. Innanzitutto grazie agli artisti che hanno partecipato veramente numerosi a questa iniziativa, grazie agli amici che vedo qui, ancora più numerosi, che sono venuti qui a dare un incentivo di presenza per questa grande iniziativa. Che dire, già dal titolo The Light of Naples si capisce che noi qui vogliamo sottolineare l'importanza della luce. La luce al di là delle ombre, le ombre che vengono sempre purtroppo evidenziate di questa città, mentre invece è una città piena di luce, di luci che sono le luci degli artisti, di luce che è tutta quella luce di una Napoli, di una napoletanità che vuole sopravvivere e vuole vivere al di là di ogni pregiudizio. Io vi ringrazio ancora informandovi che purtroppo il professor Rosario Pinto non potrà esserci per colpa di una gravissima febbre che l'ha colpito proprio l'altro giorno. E che dire, noi non ce ne preoccupiamo perché comunque Rosario Pinto ha voluto inviarci tutti gli scritti in merito che avrebbe letto qui per questa iniziativa. C'è comunque ovviamente Stelvio Gambardella e c'è anche Carlo Improta. Un applauso a loro che sono gli ideatori di questa iniziativa insieme a Filomena, la moglie dolcissima di Carlo. E che dire, io ora lascio la parola a Stelvio Gambardella, vi ringrazio ancora. Ricordate l'importanza della luce, già l'altra volta alla retrospettiva fotografica firmata dal padre di Stelvio, Enrico Gambardella, sottolineai l'importanza del flash della macchina fotografica, perché è quella cosa che illumina l'immagine e ci permette di vederla più nitida. Così dica a voi, i vostri occhi e il vostro cuore devono assolutamente essere il punto di forza del vostro sguardo. Non accettate pregiudizi, non accettate assolutamente ombre, amate la luce. Grazie. Volevo ringraziare tutti gli artisti che oggi qui hanno espresso il loro amore per Napoli e i suoi colori, impegnandosi a trasmettere sui loro supporti ciò che per loro realmente è l'anima nostra partenopea. Non c'è bisogno di appartenere a questa città per rendersi conto di quali sono i nostri sentimenti. Abbiamo molte volte condannati da quelle minoranze meno oneste, ma spesso vincitrici in una visione nazionale troppo spesso accaduta nei nostri confronti. Tralasciata questa piccola polemica, ho notato che quando il sottoscritto come Gamen, essenzialista, con qualità di Carlo Improta e di Filomena Bagnani, abbiamo iniziato a ricevere le opere di tutti gli artisti qui oggi in esposizione, c'è stata la maggioranza degli artisti che hanno dato il titolo alle loro opere Partenope, la quale secondo la leggenda sembra sia morta proprio nel luogo dove oggi ci troviamo, e cioè nel mare antistante del Castel dell'Ovo. E tutto ciò sembra per un rifiuto d'amore da parte di Ulisse. Con la sua morte si suppone sia nata la città di Napoli o Repubblica Partenopea, così come fu chiamata da Napoleone. Ho trovato delle belle parole di Matilde Serao, che tutti ben ricorderanno come una dei fondatori del Mattino. Sono parole ancora molto attuali che ci fanno riflettere su ciò che siamo stati e su ciò che saremo e che fanno così. Partenope non è morta. Partenope non la tomba, ella vive, splendida, giovane e bella, da 5.000 anni. Corre sui poggi sulla spiaggia. È lei che rende la nostra città ebbra di luce e folle di colori. È lei che fa brillare le stelle nelle notti serene. Quando vediamo comparire un'ombra bianca allacciata ad un'altra ombra, è lei col suo amante. Quando sentiamo nell'aria un suono di parole innamorate, è la sua voce che la pronuncia. Quando un rumore di baci indistinto, sommesso, ci fa trasalire, sono i baci suoi. Quando un fruscio di abiti ci fa fremere, è suo peplo che striscia sulla rena. È lei che fa contorcere di passione, languire ed impallidire d'amore la città. Partenope, la Vergine, la donna, non muore. Non muore. Non ha tomba, è immortale, è l'amore. Oggi, 21 dicembre, Partenope a The Light of Naples,
continuo a vivere anche grazie agli artisti. Rossana Aiello, un applauso. Lucio Alessio, Giampaolo Arionte, Laura Tagliano, Rosella Bosulic, Roberta De Matteo, Bruno Romola, Mario Ciampizzo, Valentina Guerra, Alfredo Vittaiello, Elena Knight Vinci, Francesca Marrocoli, Vittorio Montella, Paola Napolitano, Anna Nuzzo, Adele Pelosi, Patrizio Pompone, Fratello Raffone Nati Arcavista, Silvia Dea, Carmela Sveccia, Ariantanetta Scala, Emma Salvati, Emilia Sensaro, Antonio Sgamato, Gabriella Sessi, Rosa Vallario, Antonella Vigliante, Assia Pinto. Passo la parola a Carlo Improta che ci darà in anteprima la recensione del professor Rosario Pinto. Ho mandato una piccola nota, la leggo, generalmente lui è prolisso, questa volta ha scritto poco, quindi la voglio leggere per farvi sentire che cosa lui ha detto. L'ancoraggio ancestrale delle origini di Napoli alla mimica della Partenope ha creato il fascino di una città della storia, però non ha mai risparmiato nel corso del tempo, spesso aggredendo con inusitata ferocia dei luoghi che sembravano essere nati soltanto per la poesia e per lo splendore delle arti. Pur avendo attraversato lungo tutta la sua storia la città di Napoli tanti momenti tragici e drammatici, non ha mai lasciato decadere la sua capacità di risollevarsi e di rinascere. E la sua città ha finito, e la sua luce ha finito col risplendere anche sulle rovine e sulle lacrime. Quanto peso ha avuto la creatività napoletana in tutto ciò? Tantissimo, evidentemente. Ed il ruolo che hanno avuto le arti è sempre stato quello di riaffermare l'entusiasmo produttivo e la voglia di guardare avanti. Una mostra d'arte che viene prodotta all'insegna della luce di Napoli vuole e deve rispondere all'esigenza di presentare il volto più autentico e sincero della creatività napoletana. Quella che, al di là delle partimentazioni stilistiche, si propone come enucleazione di ragioni storiche ed identitarie, scegliendo di mostrare una profilatura organicamente innovativa ed una disponibilità alla ricerca e alla scoperta di nuovi orizzonti. Quando parecchio tempo fa la nostra associazione camminava per cercare un sito dove poter fare questa mostra, approdammo al comune di Napoli e quindi lì noi prospettammo questo evento e io spiegai che la luce di Napoli non erano solamente i comuni e del profilo naturale della città, ma erano anche la cultura di Napoli e quindi diciamo ciò che ha reso Napoli città europea, praticamente i tanti artisti, i tanti scrittori, i tanti filosofi che praticamente hanno portato la napoletanità nel mondo, non solo in Europa ma nel mondo. E quindi la vera luce di Napoli, a detta mia, sono gli artisti che stanno qua e anche quelli che non stanno qua, sono gli artisti di Napoli, la luce di Napoli sono gli artisti.